alla terza generazione. Insomma, un SUV veramente importante per le dimensioni, che però, nonostante il peso sia di 2 tonnellate, non diminuisce quella che può essere la sportività e quindi il piacere di guida. Ma a chi è rivolta questa Big 6? La X6 appartiene alla famiglia di vetture X, quindi con caratteristiche da fuoristrada, quindi trazione integrale e molto dinamico. Ha un numero, la famiglia X va praticamente dall'X1 all'X7, quindi ci copre completamente tutta la gamma. L'X6 è la pari più alta. Questo vuol dire che appartiene al segmento alto del mercato, questo giustifica anche le dimensioni che hai ricordato, e come avviene in casa BMW, il numero pari rappresenta la sportività, e una X abbinata a un numero pari unisce proprio due mondi, unisce il mondo del fuoristrada al mondo delle sportive dato dal numero 6. Quindi è una vettura che ha caratteristiche stradali eccezionali, ma permette anche di divertirsi in fuoristrada, come ad esempio abbiamo la possibilità di fare qua sul ghiacciodromo, quindi portando la vettura all'estremo, con una posizione di guida molto molto rialzata, un dominio della strada che è tipico del mondo del fuoristrada. La prima sensazione al volante, proprio su un fondo comunque ghiacciato e nevato, che ho sentito è quella della sicurezza, che in sincerità, vedendola così gigante, non me lo sarei proprio aspettata. Invece devo dire che notevole come vettura. Quali sono quindi i punti di forza di questa X6? Beh, i punti di forza li hai già individuati, sono praticamente l'aspetto dinamico del veicolo. E la vettura ha un sistema X-Drive, quindi una trazione integrale permanente, che permette di spostare la coppia dall'essere posteriore, anteriore e viceversa. Questo permette di controllare e gestire le condizioni di sovra sottosterzo che possono innescarsi in condizioni estreme come quelle in cui ci troviamo. Oltre a questo, dispone tutto dei sistemi di controllo della stabilità che ne perfezionano il dinamismo. Sistemi che comunque sono sempre, tranne l'alimentazione integrale, disinseribili, quindi è possibile anche portare appunto al limite la vettura per sentire proprio la base, la sostanza che è proprio della vettura. È possibile configurarla con diversi sistemi di assetto, che si possono anche discostare molto tra di loro, perché posso avere un allestimento molto sportivo che abbina delle sospensioni adattive sportive, ha un integral latic steering, quindi ha la possibilità di avere anche le ruote posteriori sterzanti e delle barre di torsione che tolgono completamente il rollio. Questo mi crea un veicolo particolarmente sportivo e adatto per condizioni stradali di asfalto tendenzialmente, quindi con molto grip, molta sportività, ed è una vettura che si comporta veramente molto bene anche in condizioni inaspettate per un SUV, che sono per esempio una pista o comunque un percorso molto veloce. Per contro è possibile avere una vettura allestita con sospensioni pneumatiche nella sala anteriore e posteriore, che permettono di variare l'altezza al suolo del veicolo per ben 8 cm di escursione, da meno 4 cm a più 4 cm, e è possibile abbinare a queste sospensioni anche un pacchetto off-road, quindi la possibilità di regolare le condizioni di utilizzo del veicolo, quindi posso dire al veicolo se adattarsi a una condizione neve come quella in cui siamo in questo momento, oppure sabbia, oppure un fuoristrada con scarsa aderenza. In queste condizioni la vettura si regola come livello di altezza al suolo, si regola come gestione del cambio, gestione del motore e gestione della trazione integrale, quindi si configura al meglio per le condizioni in fuoristrada che va ad affrontare. Quindi è veramente una vettura che può essere adattata a diverse situazioni. Si adatta ma si aggiorna anche, e su questo punto io vorrei proprio sottolineare questa cosa. Oggi è possibile aggiornare anche le auto, proprio nello stesso modo in cui avviene per un telefono, che è un gesto che siamo abituati un po' tutti. E le auto che dispongono del sistema operativo 7.0, quindi del nuovo sistema di visualizzazione. Quindi noi lo troviamo sulla X6 e... Lo troviamo su tutta la gamma nuova che ha il sistema operativo 7.0, che è un sistema che sta gradualmente entrando in tutte le vetture BMW.
ha esordito con la nuova X5 e la nuova serie 8, ma adesso gradualmente sta arrivando su tutta la gamma. Queste vetture, questo sistema operativo nuovo, permette di essere aggiornato, ma l'aspetto interessante è non è che viene aggiornato solo il sistema di navigazione, ma è un aggiornamento che riguarda tutte le centraline del veicolo, quindi parliamo di tante centraline, perché sono una cinquantina, si può arrivare anche a questi numeri, compresi gestione motore, l'ABS e tutti i sistemi. Quindi è un aggiornamento complessivo del veicolo e non solo di un sistema di navigazione o di intrattenimento. E viene gestito proprio come uno smartphone, nel senso che la casa madre costruisce dei pacchetti di aggiornamento specifici per il veicolo, che vengono mandati e scaricati a bordo tramite una SIM card che risiede nel veicolo stesso, quindi senza che il cliente debba fare niente vengono scaricati a bordo. Dopodiché, se il cliente lo vuole, in questo caso la vettura può essere aggiornata. L'aggiornamento è molto semplice, anche in questo caso ricorda gli smartphone, in quanto va tenuta ferma per 20 minuti il veicolo, che si spegnerà, fa il reset di tutte le centraline e l'aggiornamento di software delle centraline, per poi ripartire con tutto. Comunque, in modo semplice, senza una perdita di tempo, ecco. Tutto questo senza dover andare in concessionaria, quindi permette di evitare il passaggio in concessionaria e di mantenere il più possibile le auto aggiornate che abbiamo in rete.